Ciao a tutti! Oggi prepareremo la focaccia morbida con emulsione. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina manitoba, latte, lievito di birra, olio, zucchero, sale. Per l'emulsione, acqua, olio evo, sale e rosmarino. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. E lo zucchero e acceniamo il bimby per 3 minuti 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo adesso la farina. L'olio e il sale. Chiudiamo con il coperchio di misurino e azioniamo i bimby per 3 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, posizioniamolo su una ciotola unta con olio, copriamola con pellicola trasparente e lasciamolo lievitare per almeno un'ora in forno spento. Trascorso un'ora, l'impasto è ben lievitato, adesso lo trasferiremo in una teglia rivestita con carta da forno. Una volta steso l'impasto, lasciamolo lievitare per 45 minuti in forno spento. Una volta stesa nella teglia, prepariamo l'emulsione. Mettiamo all'interno del boccale l'acqua, l'olio, il sale e il rosmarino. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 4. Trasferiamo l'emulsione in una ciotola. Trascorso il tempo di lievitazione, adesso faremo dei buchi con la punta delle dita. Riprendiamo l'emulsione e andiamo a spennellare su tutta la focaccia. Cuocere in forno preriscaldato statico per 20 minuti a 200 gradi. La focaccia è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Focaccia morbida con emulsione. Grazie e alla prossima ricetta!